Allora, i cambiamenti dei linguaggi e i cambiamenti anche di fruizione sono originati da fenomeni che sono complessi, che sono da una parte ovviamente nuove tecnologie, dall'altra il fatto che ci sono alcuni nomi, alcuni marchi che sono molto potenti, dall'altra il fatto che ovviamente stanno cambiando ritmi, stanno cambiando stili, stanno cambiando linguaggio. Il fenomeno di Mare Fuori, per esempio, è un fenomeno paradossale perché è una serie che è andata in onda su Rai 2, senza particolari esplosioni di entusiasmo, era andata abbastanza bene. Poi il successo è iniziato a esplodere quando è stata mandata su Netflix, esattamente la stessa serie televisiva. Quindi il fatto che poi su Netflix avesse dei numeri per la piattaforma significativamente alti ha rilanciato anche il prodotto sui canali Rai, su Rai Play, adesso si trova su Rai Play, su Netflix. Allora, questo cosa ci dice? Ci dice una serie di cose. Da una parte è vero che i linguaggi stanno cambiando, è vero che ci sono forme nuove, i video brevi di TikTok, eccetera, eccetera, e questo richiede oggi che tutta la comunicazione sia fatta in modo più intenso, quindi anche le serie televisive classiche devono asciugare molto la comunicazione, essere meno sbrodolate, e questo lo si sta facendo. Dall'altra c'è il fatto anche che sempre di più bisogna pensare al contenuto, diciamo, prescindendo un po' dal fatto che debba necessariamente andare su una piattaforma o su un mezzo tecnologico piuttosto che su un altro. Cioè, sempre di più succederà che un contenuto magari pensato per una piattaforma, poi magari potrà andare anche in sala, o pensato per la sala, viene fruito in piattaforma, o pensato per canali generalisti tipo quelli della Rai, possa essere fruito in piattaforma e anche diventare un fenomeno magari internazionale. Perché l'altra cosa molto interessante è che si stanno abbattendo le barriere nazionali. Oggi è molto più facile per noi vedere un prodotto coreano ed è molto più facile per tutto il mondo vedere un prodotto italiano, proprio perché ci sono prodotti che vanno su queste piattaforme che hanno molto ridotto i confini nazionali. Allora, premesso che non sono un accademico, quindi sono un operatore del mercato, io mi occupo di cinema da circa 20 anni e nell'arco di questi 20 anni ho vissuto l'impatto della trasformazione digitale, prima di tutto, sull'audiovisivo. Una digitalizzazione in qualche modo ha liberato il potenziale dello storytelling, nel senso che oggi chi è capace, chi ha una storia da raccontare, ha una serie di strumenti ed un potenziale enorme. Oggi trasformazione significa in qualche modo esprimere un multipotenziale, perché se inizialmente c'era una più rigorosa separazione tra stili narrativi e tra modalità di fruizione dei prodotti di queste narrazioni, oggi si tende a una naturale convergenza. L'esempio, diciamo, operativo, pratico che abbiamo sperimentato in Re Cinema è quello dei progetti transmediali, progetti che appunto partono da una storia che ha la capacità di essere esplosa in un mondo narrativo più strutturato, che significa una grande sfida per chi oggi racconta storie. Nel senso che non può più limitarsi, in alcuni casi quantomeno, a immaginare un utilizzo lineare dei propri racconti, ma quei racconti possono essere sia esplosi su più piattaforme tecnologiche, banalmente pensiamo alla virtual reality piuttosto che al videomapping o alle social stories, sia in qualche modo diventare altro da sé, perché i contenuti, grazie alla digitalizzazione, diventano anche oggetti di riformattazione, di rivisitazione. Oggi assistiamo a una continua commistione di ruoli. Da un lato c'è l'autore, inizialmente dal lato c'era l'autore del contenuto e dall'altro c'era il fruitore del contenuto. Quindi quando si parla di mezzi freddi, no? Ricordiamo Homer Simpson con il telecomando che fruiva passivamente di contenuti. Oggi invece l'utente, oltre a generare contenuti autonomamente, tende a interagire costantemente con i contenuti di cui fruisce. Anche il fatto di commentare un contenuto in qualche modo lo modifica, perché ne precede l'accettazione piuttosto che la condivisione. Quindi, in qualche modo, c'è un dialogo costante tra autori e fruitori in una grande commistione di contenuti che, diciamo, anche oggi è difficile governare, perché in alcuni casi, l'abbiamo visto nel caso dei fan trailer,
diciamo, degli utenti digitali capaci di rimescolare completamente un racconto e riproporlo in modo innovativo. Quindi è una fase di grande complessità e per chi opera nel settore come noi anche di grande fascinazione, perché la vera grande sfida oggi e l'unica sfida più significativa per poter rimanere operativi su questo mercato è quella di continuare a studiare costantemente. Da un lato la narrazione in senso stretto, la tipologia di narrazione, ma dall'altro anche la complessità dell'apparato tecnologico che impatta in modo anche nativo sul modo di narrare. Io credo prima di tutto che la trasformazione sia dal concetto di narrazione al concetto più largo di narrazioni, nel senso che il digitale, anche lo scenario media che è completamente cambiato, ci offre la possibilità di avere narrazioni diverse e mirate in base alle piattaforme di atterraggio pensate per questo tipo di narrazione, cioè il digitale piuttosto che l'on demand, piuttosto che anche la produzione cinematografica, hanno subito delle trasformazioni proprio perché la molteplicità dei canali di veicolazione offre alle narrazioni minutaggio e contenuti completamente diversi. Noi realizziamo prodotti sia per broadcaster e streamers, quindi canali di veicolazione classici, e quindi sono scelte per lo più editoriali di sviluppo, ma allo stesso tempo ci occupiamo di branding entertainment, quindi realizziamo contenuti originali per le aziende. Ci vengono proprio commissionati dalle aziende, soprattutto da quelle aziende che vogliono veicolare i propri valori e quindi produrre dello storytelling di qualità utilizzando il linguaggio cinematografico nel nostro caso. È fondamentale tornare a dare grande spazio ai contenuti più strutturati che lasciano una traccia maggiore, un'esperienza più significativa, che possano essere sia i film che ovviamente le serie televisive. Anche i media tradizionali, piuttosto che ritagliarsi uno stile proprio narrativo, tendono a spacciarsi sul modello dei social, quindi sempre più spazio anche sui telegiornali a una quantità enorme di notizie. Basti guardare alcuni TG in cui oltre alla voce dello speaker diciamo sotto pancia per scorrere notizie, magari vi è anche un altro riquadro con ulteriori informazioni. Quindi anche quello che prima era un momento di condivisione di un'informazione, vedere il telegiornale insieme, oggi rischia di essere un'esperienza individuale, perché appunto magari c'è chi ascolta e c'è chi magari più propenso alla lettura del sottopancia. Il modello di frammentazione social ha creato una destrutturazione sicuramente non costruttiva dal punto di vista dell'esperienza dei contenuti. Dall'altro, i social sono un meraviglioso amplificatore di creatività. Quando è stato creato internet nei primi anni 90, la grande perplessità era legata al fatto: ma chi riempirà questi spazi? Nessuno si aspettava che gli utenti potessero divenire creatori, all'inizio creatori di blog e poi attraverso i social creatori di contenuti. Quindi questo è un panorama nuovo in cui si esalta il ruolo della comunicazione, il ruolo della capacità anche individuale di raccontarsi. I social da questo punto di vista rappresentano uno spartiacque, nel senso che il branded content, ad esempio, è stato sicuramente sostenuto in una prima fase dal digitale. Negli ultimi anni invece stiamo notando che, in qualche modo, dopo la grande nascita o rinascita del branded content, quindi dei creators che producevano contenuti brandizzati, adesso le aziende vogliono di più uno storytelling di qualità. E quindi si avvicinano al linguaggio cinematografico, seriale e meno all'influencer marketing. Guarda, sempre più case di produzione sono aperte alla produzione di contenuti anche per i brand, per le aziende. Questo è un segnale. Parliamo da case di produzione molto piccole anche a quelle più affermate nel panorama italiano, che comunque continuano, portando avanti la loro linea editoriale fatta di film e di serie televisive, anche ad essere pronti alla realizzazione di contenuti brandizzati, nel senso che sono finanziati in parte o totalmente da un'azienda. Questo è un segnale importante perché significa che il cinema si è aperto alla possibilità di scrivere una storia per un brand.
Però qui io vorrei ricordare quello che ha detto Spielberg pochi giorni fa, 2 giorni fa al Festival di Berlino, quando gli chiedevano qual era l'essenza del cinema, quindi dell'audiovisivo, lui diceva alla base di questo c'è la parola scritta. Quindi se volete fare un bel film, usate una bella sceneggiatura e lavorate sulla sceneggiatura prima di fare il film. Mentre tanti anni fa c'erano un po' isteccati, cioè una cosa era il cinema, una cosa era la pubblicità, sempre di più le aziende cercano di produrre storytelling di qualità e anche utilizzando proprio il linguaggio e i canoni di una produzione cinematografica. La risposta è che il mercato del brand entertainment è in crescita in Italia e sempre più aziende stanno producendo storytelling, piuttosto che pubblicità classiche, cioè diciamo la pubblicità da 30 secondi, un minuto, pensata dalla televisione, per la televisione è completamente superato, anche perché le aziende in questo momento hanno l'obiettivo di costruirsi una propria audience, proprio come se fossero un editore, piuttosto che puntare semplicemente a un target. Noi come G4 Innovation Hub nell'ultimo anno abbiamo prodotto 9 short movies, tutti fatti per conto di aziende importantissime, da A2A ad Enel X, CONAI, IREN, Stellantis, eccetera, eccetera, tutte aziende che hanno scelto G4 Innovation Hub per la possibilità di produrre uno storytelling di qualità, di utilizzare il linguaggio cinematografico e soprattutto di avere il punto di connessione tra l'azienda e le nuove generazioni, grazie al G4 Film Festival, perché poi noi accompagniamo al percorso di produzione anche tutta una impostazione, come dire, quasi pubblicitaria del percorso invece di promozione e di distribuzione che assicuriamo alle nostre produzioni. Quindi, ad esempio, quindi io credo che in questa prospettiva, in questo cambio molto importante, anche fatto da parte delle aziende, ci sia anche la possibilità offerta dal digitale, nel senso che, appunto, Ovviamente ci sono molti spazi per innovazione, per cambiamenti, ci sono le nuove tecnologie, ci sono appunto le tecnologie di realtà virtuale, c'è la possibilità appunto di una visione a 360 gradi, eccetera. Le nuove tecnologie, anche le nuove tecnologie di ripresa, di proiezione possono avere molti usi. Per esempio, gli usi didattici sono un settore interessantissimo, secondo me ancora poco esplorato. Dal punto di vista della fruizione per puro piacere, io penso che il 3D o realtà virtuale si costruiranno una fetta di pubblico e una fetta di fruizione, ma non andranno a essere né maggioritarie né assolutamente a sostituire la fruizione tradizionale del cinema, delle serie televisive, così come le vediamo oggi. Questo è un fenomeno che succede sempre con l'arrivo di nuove tecnologie, l'arrivo di nuovi mezzi, cioè quando è arrivata la televisione, la gente diceva che il cinema sarebbe scomparso. Adesso sono arrivate le piattaforme, la gente dice che la televisione scomparirà. Non è così. C'è una ridefinizione del territorio in cui ogni nuova tecnologia, ogni nuova forma, anche una nuova forma di fruizione andrà a ritagliarsi una sua fetta che secondo me sarà non grandissima, sarà interessante ma non grandissima e andrà a prendere un pochino della fetta altrui. Andrà a prendere un pochino di quanto avevano prima altre tecnologie, ma un po' ridefinendo il territorio. è fondamentale invece per un'azienda lavorare sulla propria reputazione, sulla propria credibilità. Tornerei un po' più a monte rispetto alle aziende. Le aziende dovrebbero ben capire che cosa hanno da dire e se hanno da dire qualcosa di significativo. Cioè, non è fondamentale pubblicare ogni giorno, essere sempre presenti, ma bisogna essere significativi. Quindi i social sono un eccellente strumento se ben usato, se hai qualcosa da dire. Se una persona è noiosa, è meglio che sia zitta, se non riesce ad agganciare l'attenzione. Non perché pubblica 100 volte, significa che ha l'attenzione 100 volte. Quindi è meglio, diciamo, less is more, anche sui social, che è un luogo di eccesso di comunicazione. Credo si debba tornare un po' a ripulire il proprio racconto, cioè ad avere un ruolo, ma il ruolo per gli utenti si conquista non attraverso i social, ma attraverso le storie. Ci sono delle aziende che sono più interessate a produrre dei contenuti pensati già per il digitale e prodotti già con il punto di vista del digitale, come minutaggio, piuttosto proprio che come scelte anche di inquadrature.
ad esempio le produzioni in verticale piuttosto che in orizzontale. Oppure ci sono delle aziende che in qualche modo per produrre uno storytelling più vicino alle nuove generazioni stanno producendo serie televisive o addirittura serie pensate già per TikTok. Ci sono diverse operazioni di brand entertainment a livello sia italiano sia internazionale, dove delle aziende hanno prodotto delle miniserie completamente veicolate su TikTok. Quindi io credo anche nelle ibridazioni, nel senso che magari un contenuto prodotto per una veicolazione più cinematografica, quindi da portare in sala o su una piattaforma di veicolazione, che può essere Chili, RaiPlay, piuttosto che WeShort, Mubi, faccio degli esempi, poi nulla vieta che nella fase di produzione di questo contenuto si pensi anche di produrre, come dire, altri materiali promozionali di backstage che vengano veicolati su altre piattaforme completamente diverse. Però quando si lavora con un brand si decide fin da prima, in fase di brief, quali sono gli obiettivi di comunicazione, quali sono i canali media da utilizzare, e in base a questo poi si produce un contenuto pensando prima di tutto alla sua distribuzione. Allora, io personalmente penso che questo sia sempre l'essenziale, anche quando uno fa dei formati brevi, perché non a caso anche sui formati brevi la cosa molto importante è la creatività che c'è dietro e la capacità di sintetizzare, prima ancora che nella realizzazione, nella fase proprio di ideazione. Dopodiché siamo maestri, noi italiani in particolare, nella creatività, abbiamo fatto cose bellissime e continuiamo a fare cose bellissime che vanno tutto il mondo, non a caso registi nostri che sono nati magari con la pubblicità, poi si sono affermati anche nel cinema, perché hanno questo gusto e questa capacità di anche da piccole cose di fare delle cose veramente di grande qualità. Quindi su questo io sarei super ottimista, perché a maggior ragione adesso che le cose si possono diffondere anche in modo virale, che quando c'è una cosa bella è più facile che venga condivisa, venga trasmessa, venga passata di mano in mano, si può crescere e si può, a partire da piccole cose, raggiungere anche grandi risultati. Ma io credo che in generale sia fondamentale lavorare sulla costruzione di un'identità forte, riconoscibile, distintiva e ben posizionata sul mercato. Credo che per la maggior parte delle aziende sia importante non inseguire il target, perché oggi il target non esiste. Rispetto ai modelli di marketing in cui prima vi era un'organizzazione per target molto rigorosa, in cui la persona, l'operaio faceva determinate cose, piuttosto che lo studente faceva determinate cose, oggi ognuno ha una propria dieta mediatica. Si parla di individualismo di massa, che è un paradosso nella sua concezione stessa, no? Ognuno ha una esperienza con i media diversa ogni giorno. Quindi cercare di inseguire il target ipotizzando che una persona faccia una cosa perché magari è ricca, povera, laureato o meno, è molto molto improbabile come percorso. Molto più importante essere capaci di attrarre, valorizzare quella che è una dimensione appunto dell'interazione, è la persona, l'utente, che troverà nel tuo racconto qualcosa di significativo che in base alla propria storia di vita lo renderà attrattivo. Secondo me le aziende devono cominciare a ragionare come se fossero un vero e proprio editore, e quindi non devono ragionare di target ma di pubblico, perché crediamo che quando l'obiettivo è parlare di nuove generazioni, le nuove generazioni devono essere incluse fin dalla fase creativa. Cioè succede sempre più spesso in Italia, sia in ambito cinematografico sia in ambito pubblicitario, che si pensa di realizzare dei prodotti per i ragazzi facendoli iscrivere a delle persone di 60 anni. Noi quando riceviamo un brief specifico di un'azienda, di un partner che vuole fare un prodotto per i ragazzi, cerchiamo di coinvolgere la generazione Z fin dall'inizio, ad esempio costruendo delle piccole writing rooms o call for talent dove i ragazzi partecipano al processo creativo.